Buonasera cari amiche e cari amici, invito sempre ad iscrivervi al mio canale YouTube. Siamo qui con Peppe Di Stefano, domenica sera, alla fine di una settimana positiva, perché il Milan doveva riconfermare la prova del 9, come la chiama Rino Tommasi. È andata bene, partita difficile, complicata contro un bel Lecce, ma quelle vittorie della grande squadra, vittorie autorevoli. Partiamo da dietro e andiamo poi. Sono d'accordo con te, è stato un Milan bello, ha capito la partita perché non era ragione Fonseca, io aspettavo una partita molto più semplice, qualche giorno fa contro il Lecce invece è stato un Milan che per i primi 30 minuti ha capito, ha compreso, ha letto la partita e poi ha colpito. Il Milan ha dei giocatori di prima fascia e quando hai dei giocatori di prima fascia ti possono fare 3 gol in 272 secondi e questo chiaramente fa tutta la differenza del mondo. Il Milan vince, ci sarà tempo secondo me ancora per convincere totalmente, ma questa secondo me è una buona notizia, il fatto che stai iniziando a creare una serie di presupposti per vincere la partita, anche quando magari non emergono ancora i grandi protagonisti, ti fa capire che la strada è stata tracciata. Adesso chiaramente starà ai giocatori trovare secondo me l'equilibrio giusto in fase difensiva, anche se il Milan ha subito un gol nelle ultime 3 partite, a livello offensivo secondo me i problemi sono stati risolti, 9 gol nelle ultime 3 partite, 8 dei quali realizzati nel primo tempo. Un altro aspetto, si cercherà nella storia di Sacchi, di Capello, io per esempio quando parlo della storia di Capello, quel Capello che arriva nel Milan dopo Sacchi e si trova l'autorete di Benetti, dopo un Milan Cagliari faticato, poi dopo un pareggio all'ultimo minuto a Torino con la Juventus, sono gli episodi. Qui non parliamo di partite. Qual è stata la svolta? Perché a noi arrivavano le notizie che i giocatori non fossero molto convinti per prima, facessero fatica a capire le intenzioni dell'allenatore. Cos'è stato? Io ci provo con te, non lo so. Quell'ora e mezzo dopo Liverpool. Sì. Secondo me, io metto 4 episodi. Ecco, secondo me non della partita. Secondo me, allora la squadra aveva 2 strade all'inizio di questa stagione, quantomeno quando le cose non andavano bene: o tapparsi le orecchie e rimettere in campo quello che gli diceva il vecchio allenatore e giocare col pilota automatico, poi non so se bene o se male, ma ritornare ai vecchi principi, oppure seguire quello che diceva il nuovo allenatore, anche se ed è complicato perché all'inizio i risultati non arrivavano. Milan perde, vince col Venezia e abbiamo detto tutto, peso specifico relativo, aspettiamo le prove. Disastro. Milan perde con Liverpool, disastro. E poi succedono 4 episodi, io li chiamo 4 episodi. Il primo è la chiacchierata di 1:40 all'interno dello spogliatoio di Milanello, avrebbero voluto fare il video e alla fine si mettono a parlare non solo di tecnica, di tattica. Secondo te avrà chiesto, ma siete convinti a voi di sì, secondo me sì. Primo episodio, secondo episodio, la grigliata del venerdì. Terzo episodio, Ibrahimovic cambia totalmente ritmo, diventa molto più accondiscendente, più carino, molto più sereno nei confronti. Glielo avranno detto, l'avrà pensato. Non lo so, però guarda caso, la riga. 2 giorni dopo la frase "io sono il boss", cambiano le cose. Quarto episodio, lui che chiede alla squadra, chiede ai dipendenti di scrivere coraggio sopra ogni... Ecco, questa qua, spiegamela bene. Lui, perché era quello che voleva infondere alla squadra, e dipende secondo me dal quinto, quindi l'ho detto cronologicamente al contrario, il quinto episodio secondo me è molto importante, quando lui in conferenza, e credevamo che fosse un colpo mediatico, dice "non voglio parlare bene dell'Inter", ma la realtà è che lui non ha fatto vedere neanche un frame dell'Inter, e quando tu per fare una partita, se fai questa cosa, o sei uno sprovveduto o stai lavorando sulla testa della squadra. Evidentemente ha lavorato sulla testa della squadra, cioè mi ha fatto capire noi non dobbiamo vincere perché l'Inter ha dei difetti, noi dobbiamo vincere perché il Milan è in grado di poter vincere la partita. Giochiamo all'attacco, perché tutti Carlo, quando parlavamo fuori onda, magari mette il 3-5-1-1, magari fa un 4-5-1, e invece il Milan ha vinto giocando al calcio. Metto il 6° episodio, quando lui dice la formazione, domani noi giochiamo con questa formazione, con 4 attaccanti, 4 attaccanti,
i giocatori avranno detto, ma è il primo l'allenatore ad avere coraggio, seguiamo. Sì, è questo, secondo me. Io sono convinto che la squadra abbia sposato in pieno questa nuova idea tattica, perché allora, tu sei un giocatore del Milan e sai di essere forte, sei frustrato, la frase che detto, non sto dicendo una frase mia, ma la frase che ha detto Paolo Fonseca, sei frustrato che non stai riuscendo a vincere, e allora in quei casi, ripeto, o fai un rim oppure ti chiudi in difesa e alla fine speri nell'episodio, come era successo ultimamente magari in qualche derby dove speravi nell'episodio, e in realtà tu hai deciso di giocare in maniera diversa. Quando all'ottantesimo, al settantesimo ero con il collega accanto e si stava ancora il mio risultato di 1-1, l'ho guardato e ho detto non mi parlate di esonero, perché anche se mai dovesse perdere ora che l'ottantesimo, Milan ha mostrato qualcosa e non l'ha mostrato. Ripeto, lo sai, a volte abbiamo anche idee differenti, sono convinto che il Milan ancora non sia benissimo, ma questa è una buona notizia per il Milan, perché non è ancora al 100% la squadra, è al, secondo me, al 40%, sta addirittura. Sì, perché ancora le AU nelle AU, perché Teo sta cominciando a ingranare, Reinders ancora uno dei Reinders migliore, Fofana deve crescere nella posizione, Morata ancora ha fatto due partite praticamente, Ebram deve fare gol, perché il gol quando prende il palo due giorni fa solitamente fa gol, Emerson Royal crescerà. Uno che non discutiamo, lo chiamo Ferro, Mignan, che ha detto mi sono guardato nello specchio e non ero contento di me. E ti ricordi, detto, l'anno scorso guardandomi allo specchio non ero contento. Scorso ha fatto tanti errori. Tanti errori. Ha fatto un grande europeo, si è sentato probabilmente, questo è a volte gli equilibri anche dei portieri. Lui è un ragazzo, da quello che sappiamo, estroverso, è un leader particolare dello sport. Secondo me il Milan cambia passo in quella parata del derby a Turam, perché lì se andavi sotto, nonostante un buon primo tempo, andavi sotto 2-1, all'ultimo minuto cominciavi a vedere spettri del passato, invece tu vai, ha fatto un grande intervento, ha fatto una gran parata, e anche contro il Lecce ha fatto delle buone parate. Sì, sicure, sì. Quando, tu sai che la ferma, 7 minuti ha parlato del passato. E no, gli ultimi minuti a parlare del futuro, a partire da questo Bayer Leverkusen. Qualche spaziettino il Milan lo trova, e con gli spaziettini potrebbe, oppure quelli sono veramente... Ma è il dubbio, che farà ora Fonseca? Dirà alla squadra che diamoci in difesa e aspettiamo? Allora non devi cercare gli spaziettini, allora devi cercare di impostare la partita tu, magari di fare impaurire gli altri. C'è l'Inter, ha perso, perché probabilmente non si aspettava un Milan così... Sì, dopo un minuto la parata di Sommer, non difficile, però c'è stata la parata di Sommer. E se un minuto del secondo tempo la parata del colpo di Sommer. A me mi ha stupito... Nella conferenza pre-Lecce la frase alla tua domanda finale, quando ho detto io ancora non sono soddisfatto, e quando gli ho chiesto perché non sei soddisfatto, perché ha detto io ho vinto il derby con le transizioni, io non voglio vincere con le transizioni, che in gergo sono i contropiedi, io devo vincere giocando lì. Quando ha fatto quel gesto giocare lì, immagina, lo dice a un giocatore della tua squadra, tu sei allenatore, dice io sto giocando, dobbiamo giocare lì nella loro metà campo, trasmette una fiducia, cioè proviamo la giocata, proviamo il contropiede, proviamo il dribbling, e le cose evidentemente cambiano. Cioè lui secondo me ha capito i limiti difensivi di questa squadra, forse aveva ragione Pioli quando ha detto questa squadra è costruita per fare un gol più degli avversari, non per subirne uno in meno, quindi il Milan deve fare gol, guarda caso 9 gol nelle ultime 3 partite, 8 nei primi tempi, il Milan deve fare gol, poi se qualcuno lo subisce tanto sei portato a subirlo, la struttura dei giocatori secondo me è un po' quella, hai terzini ballerini, hai centrocampisti che impostano, hai 4 attaccanti, non è un problema di non è una squadra da 0-1-1-0, è una squadra che o vince 3-4-0 oppure come nel derby meriti, perché il derby doveva finire 3-4-1 ed è finito 2-1. Certo, il chiudiamo, e tu ne sai qualcosa del 3-1 e c'è. Non parliamo. Parliamo del Bayern, non perde neanche contro un fantastico Bayern Monaco di questo inizio stagione. Che squadra, che esame è per il Milan? Io non ho letto Pessoa, avrà letto almeno Agatha Christie, perché gli voglio fare questa domanda domani sera. 3 indizi fanno una prova, primo indizio Inter, secondo indizio Lecce, per essere la prova forse che ci siamo definitivamente. Non hai sentito la mia intervista a Sky l'altro giorno nel post partita, dove ho detto 3 indizi hanno fatto una prova, il Milan è guarito, Venezia, Lecce e Inter di mezzo, adesso è l'esame di maturità, perché adesso vai in uno stadio
Fonseca l'ha definito, dopo la partita contro il Lecce, la squadra che gioca meglio, ha detto, il Milan ha incontrato le due squadre, incontrare le squadre che giocano meglio in Europa. Il Liverpool ha detto, ma secondo me quella che gioca meglio in Europa è il Leverkusen. Non mi sembra che uno lo dica, è un tipo che lo dice per mettere le mani avanti. Secondo me è realmente così, soprattutto in quella Bayer Arena, loro sono per... e poi non finiscono mai, finiscono al centesimo loro, non ti aspetti mai che abbiano ancora energia. È una partita che secondo me arriva nel miglior momento per il Milan, perché sicuramente a livello di energie mentali ne è tante. Io fossi lui confermerei esattamente pedisticamente la stessa identica formazione, magari secondo me giocherà Pavlovic, ma la struttura non la cambierei, perché se cambi la struttura alla fine qual è la tua novità? Metti Loftus-Cheek tre quarti, credo l'unico cambio può essere questo, magari metti Ebrahim in panchina perché non hai Jovic e quindi puoi tenere una panchina in panchina. Dobbiamo poi effettivamente capiremo nelle prossime ore le condizioni di Okafor, perché ovvio che se hai solo due attaccanti disponibili li metti tutti e due titolari diventa complicato. Quindi forse l'unica preoccupazione che ho io per il futuro, e chiudiamo qui, è il discorso, scusami, non voglio adesso, tutto va bene, quindi parliamone bene, il centrocampo mi sembrano sempre pochi, cioè questo Fofana che si è molto chessizzato, che mi giochi 6-7 partite di seguito, un po' paura. La mia preoccupazione sono quelli, lui in conferenza ha detto che Musa lo vuole far lavorare, ha detto Musa c'è, ecco, speriamo che lavori, però anche l'altro giorno quando è entrato sempre che alla fine vuole partire con la palla, quindi lo dovrà educare. Secondo me Milan per un po' giocherà più o meno con questi 11, poi ne cambia uno al massimo, ma per adesso secondo me la struttura base è questa, cioè non vedremo mai secondo me a un certo punto Okafor titolare a sinistra perché vuoi dare a fare turnover. Ha detto io amo il turnover, ma prima consolidiamo la squadra e poi due giocatori che tanto li cambiamo, e quando li cambierai quelle due o tre pedine la squadra non ne risentirà nulla. Domani si parte per Leverkusen e quindi io vi ringrazio, vi auguro buona settimana con l'intervista a Pepe Di Stefano. Ciao.